necessariamente dico precisare una questione che non sarà sfuggita alla bellissima composizione che ci ha accompagnato nella celebrazione della Santa Messa, porta l'indicazione della Chiesa della Nunziatella praticamente. Una serie di fatti che non ci hanno consentito di poterla realizzare nel lavoro in corso che fra pochi giorni ci sarà la festa della Nunziatella. A questo ha fatto seguito anche un altro contrattempo che non ci ha consentito di completare in tempo un pamphlet che abbiamo realizzato come associazione per ricordare appunto anche Giovanni Saletti, soprattutto Giovanni Saletti, in coincidenza con il 1 e 2 novembre, data dell'assemblea di Capua. E che cosa io, tra tutti i presenti, perché al di là del numero ci siamo tutti, sicuramente ci sono gli ex allievi della Nunziatella numerosissimi che nel lontano 1950 io ho avuto un incontro con Giovanni Saletti, quindi credo di essere tra tutti i presenti quello che da più tempo lo conosce, perché allora ci siamo incontrati nei primi passi della Nunziatella, lui mi precedeva di un decennio circa e da allora ho avuto modo di essere, diciamo, sempre vicino a Giovanni e alle iniziative che lui portava in campo. E oggi, come presidente onorario dell'associazione ex allievi, io sono qui a rappresentare proprio tutto il popolo della Nunziatella che è stato sempre vicino a queste iniziative e che non smette di portare avanti un certo impegno. Nel 1990 uscì un libro famoso, Nomi e volti di un esercito dimenticato. Ebbene, quell'esercito dimenticato è stato ricordato e direi che persone come Giovanni oppure come oggi la celebrazione di Don Luigi Castiello, che rappresenta molto più di quello che lui non rappresenta, hanno contribuito a dare a questo popolo anche una voce, e quindi la celebrazione in questa Chiesa della Vittoria è di buon auspicio e io auguro a tutti di continuare questa presenza, e con questo un saluto a tutti.